Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Calcio Palermo. Io sono Antonio e oggi siamo qui, ragazzuoli, ritornati su Game alla riscossa. Prima di continuare, però, vi voglio soltanto dire che questo sarà il mio ultimo video per quanto riguarda questo mese e quindi con molta probabilità ripartiremo di nuovo verso metà settembre. Comunque vi annuncerò io qualcosa sempre tramite la sezione community o comunque se non l'avete ancora fatto seguitemi sui social, specialmente su Instagram e TikTok. Detto ciò ragazzi, mi raccomando come sempre di lasciare un like, iscriversi al canale e supportarmi sempre di più per arrivare finalmente a questi benedetti 2000 iscritti e ovviamente commentare il video per quanto riguarda quello che sto per fare. Io non so se voi avete presente la Life is Strange, la serie TV, la chiamo io, del mondo dei videogiochi, e poi la serie TV vera e propria, quella di Dark e i segreti di Linden. Un po' come ritornare indietro nel tempo, sapete, il mondo parallelo, il mondo virtuale. Ecco, oggi giochiamo proprio su questo. È un gioco particolare che potete tranquillamente farlo anche all'interno dei commenti di YouTube, dove ovviamente dovete dirmi la vostra, come strutturereste voi questa serie A, come avete potuto ben leggere dal titolo, è la serie A che vorrei in un mondo parallelo. Quindi la mia serie A sarà strutturata così: una serie A a 18 squadre, perché ovviamente negli ultimi anni abbiamo perso tantissimo per quanto riguarda sia il discorso dovuto al migliorare il settore giovanile, puntare molto ai giovani e specialmente anche che molte squadre che venivano magari promosse dalla serie B alla serie A non avevano quel potenziale sia dal punto di vista economico che tecnico per appunto giocarsi una serie A. Certo, d'altro canto la serie A a 18 squadre stona un po', però sinceramente magari io in un mondo parallelo farei così, quindi in un mondo che non è la serie A che vedete voi. Però per quanto mi riguarda preferisco farmi un campionato a 18 squadre che magari durante la settimana invece di giocare di mercoledì o di giovedì gioca direttamente di domenica e le partite sono anche molto molto di meno. Poi ho aggiunto anche che vengono inserite tra le 18 squadre di A tutte quelle che hanno almeno più di 3 partecipazioni alla serie A. Poi ovviamente non vi offendete se non ho messo o ho messo una squadra magari rivale o ho tolto la vostra squadra preferita all'interno della Serie A, abbiate pazienza, sono delle mie preferenze. Poi ovviamente voi dovete fare le vostre scelte. E ovviamente escludiamo le grandi big, quindi Juve, Milan e Inter, che fanno praticamente un campionato a parte, lasciamoli stare, si stanno facendo una Super League, mettiamola così. Quindi allora, partiamo dalla prima squadra che vorrei in questa Serie A 18 squadre, è la Roma. La Roma che ovviamente ha una grande storia, penso che sarebbe ottima, specialmente io che sono del sud, ho messo tantissime squadre, o meglio, qualche squadra del sud all'interno di questa Serie A a 18 squadre, e quindi aspettatevelo magari qualche scelta un po' così che magari voi non riuscireste neanche a condividere, però dico, ho scelto la Roma perché è una squadra che con Mourinho potrebbe fare bene nel corso della stagione. In questo campionato preferirei avere, ecco, un Mourinho, uno che abbia questa sua garra, questa sua voglia di interpretare il gioco. Poi la seconda squadra che ho deciso di mettere è chiaramente l'altra squadra capitolina, che è la Lazio. Ovviamente è un derby stracittadino e ovviamente come puoi privarti della Lazio se allo stesso tempo ci deve essere un derby tra quelli più importanti in Italia. Quindi è ovvio che non me ne vado a privare della Lazio e quindi la Lazio la mantengo all'interno di questa Serie A. La terza squadra è la Fiorentina. Fiorentina che storicamente non ha vinto tantissimo, magari un po' come Roma e Lazio, forse addirittura qualcosa in meno, però è giusto mantenere secondo me la Fiorentina in una Serie A che magari qualche anno balbetta e poi in altri campionati magari fa delle prestazioni assurde, altisonanti e poi si qualifica addirittura per un'Europa League o una Champions League. La quarta squadra che ho preferito insomma mantenere in questa Serie A 18 squadre è il Torino. Non vi aspettate chissà quali cambiamenti riguardo alcune squadre di Serie A che sono rimaste, però con quel Torino è ovviamente la leggenda, dico non posso cancellare la storia del grande Torino. E di quello che è il Torino per i torinesi e per i torinisti, se proprio dobbiamo dire così, e quindi il Torino ovviamente lo confermo. Poi tra l'altro una grande squadra, ha vinto comunque qualcosa, che tra l'altro dopo le vicende del grande Torino
e poi comunque ha avuto come giocatore Maradona e lo stesso Careca. Dico, stiamo parlando di una squadra che storicamente, diciamo, al sud al momento domina per quanto riguarda i trofei, per quanto riguarda la storia che ha Napoli. Al sesto posto, sia per le famose finali di Coppa Italia dove abbiamo perso purtroppo e ovviamente dove noi abbiamo partecipato in quelle competizioni di Europa League,
metto il Palermo. D'altro canto sono anche un po' di parte, perché chiaramente essendo palermitano non potevo non scegliere il Palermo. E poi diciamoci la verità, storicamente Palermo in Serie A, dico, ha un certo fascino, anche perché è una squadra tra le più antiche d'Italia, è la squadra del meridione più antica in assoluto, e mi sembrava corretto anche per quanto riguarda il numero delle partecipazioni che ha avuto il Palermo in Serie A di metterlo tra le squadre che appunto meritavano di giocarsi un ipotetico campionato a 18 squadre. Poi l'altra squadra isolana, il Cagliari, è la settima squadra che ho deciso di confermare in questa Serie A a 18 squadre, squadra con Rombo di Tuono, vinse lo scudetto nel 70, poi comunque ha fatto qualche finale di Coppa Italia, ha giocato anche la Coppa dei Campioni. Stiamo parlando di un Cagliari del passato, però d'altro canto è una squadra storica che meritava assolutamente la conferma in questa Serie A. L'ottava squadra che ho deciso di confermare è l'Hellas Verona. Hellas Verona, che anche loro sono riusciti a vincere questo scudetto nell'84-85 con un certo Osvaldo Bagnoli, con lo stesso Garella che purtroppo è venuto a mancare qualche giorno fa, Brighiel, stiamo parlando di giocatori importanti, però allo stesso tempo l'Hellas Verona negli ultimi anni si è nuovamente stabilizzato in Serie A, e quindi mi sembrava anche corretto per quanto riguarda il rendimento che ha avuto anche nel passato e attualmente nel presente di metterlo all'interno di questa Serie A. La nona squadra è il Vicenza. Il Vicenza di Guidolin, non scordiamoci che vinse una Coppa Italia proprio contro il Napoli, poi è una squadra che ha fatto delle partite assurde nella Coppa delle Coppe, inoltre veniva chiamato anche il Real Vicenza nel periodo degli anni 80 e 90, e lì c'è nato anche un certo Paolo Rossi. È nata una stella come quella di Paolo Rossi in quel Vicenza veramente fortissimo, e mi sembrava giusto confermarlo. La decima squadra è il Bologna. Il Bologna ho deciso di confermarla anche perché è una squadra storica, mi sembrava corretto anche per il numero di presenze che è in Serie A di confermare una squadra come il Bologna. Stessa cosa il Pisa. Il Pisa che ci ricordiamo tutti un pochettino con Romeo Anconetani, però d'altro canto il Pisa ha vinto comunque qualche trofeo a livello tipo di Coppa Mitropa, mi sembra, e poi qualche bella presenza in Serie A l'ha avuta, per cui mi sembra giusto confermare il Pisa come squadra comunque da mettere in Serie A. Tra l'altro il Pisa mi pare che ha fatto tipo 7 presenze, però tutte intorno agli anni 80 e 90 se non erro. Mi sembra d'altro canto una squadra, tra l'altro a me personalmente mi sta molto simpatica, e che mi sembrava doveroso, secondo il mio punto di vista, confermarla in questa Serie A a 18 squadre. Tra l'altro l'anno scorso ha pure sfiorato la promozione con il Monza, che andò a vincere appunto la finale contro i pisani. La dodicesima squadra è il Foggia. Ce lo ricordiamo tutti il Foggia per il discorso di Zeman, che aveva sfornato grandissimi giocatori, tra cui ecco un certo Rambaudi, che tra l'altro a me piaceva tantissimo. Ho visto qualche suo video quando segnava i gol con il Foggia, e poi le geometrie di quella squadra erano veramente assurde, e io penso che per una squadra di provincia come il Foggia penso che la Serie A se la merita tutta. Poi la tredicesima squadra è il Cesena. Cesena che è stata anche in Europa, è una squadra che a me è sempre stata simpatica, inoltre abbiamo avuto sempre grande stima e amicizia nei confronti dei tifosi cesenate, e ritengo che il Cesena tra l'altro possa essere una squadra un po' che lotti per la salvezza, però proprio per questo motivo, a volte metto delle squadre di questo tipo proprio per questo motivo, che magari lottano per la salvezza e fino all'ultimo, magari ad esempio il Pisa, il Foggia e lo stesso Cesena che ho citato adesso, magari lottano più per la salvezza che per avvenimenti più importanti. Poi ovviamente sta al mondo parallelo decidere poi in futuro, nel corso degli anni, se poi queste squadre possono ambire magari a qualcosa in più. Poi per presenze in Serie A e soprattutto per diciamo anche la storia che ha avuto, metto anche il Bari, la quattordicesima squadra che ho deciso di confermare per questa Serie A, perché è una squadra che ha fatto bene nel corso degli anni, è stata in Serie A anche per parecchio tempo. Ci ricordiamo il Bari anche nel periodo in cui c'era un certo Antonio Cassano, quando fece girare completamente la testa ai giocatori dell'Inter, e stiamo parlando quindi di una squadra del sud, tra l'altro meno importante forse di poco rispetto al Palermo, ma per un semplice motivo che magari qua mi possono anche, come dire, insultare i baresi, però penso che d'altro canto siano d'accordo quelli più sportivi, ovvero che il Bari è di poco ma è importante, ma non tanto per il discorso della tifoseria ma per quanto riguarda la storia del club, ovvero comunque il Palermo ha giocato delle coppe europee, è stato in finale di Coppa Italia più volte, e il Bari invece è stata una squadra che sì, ha rischiato una volta addirittura nel periodo di Giampiero Ventura, quando ha riportato il Bari in Serie A, di arrivare addirittura a una coppa, ovvero la Coppa UEFA o l'Europa League. Insomma,
insomma come la conosciamo noi oggi, però poi sappiamo come è andata a finire. Però ritengo che il Bari sia una squadra e una piazza che merita la Serie A, assolutamente. Poi ovviamente la Sampdoria non si poteva chiaramente dimenticare, una grande squadra, soprattutto quella di Boskov, ce lo ricordiamo per il duo d'attacco Vialli-Mancini, e mi sembrava doveroso una squadra storica come la Sampdoria di quantomeno giocarsi la Serie A, mi sembrava doveroso. Poi la sedicesima squadra è il Lecce, sia per un discorso di tifoseria, sia perché ha avuto questo exploit negli anni 90, si può dire, di quando appunto ha iniziato a esordire, mi pare in Serie A. Adesso io non ricordo, non so la cronologia perfetta per quanto riguarda il Lecce quando ci è andata per la prima volta, quindi evidentemente magari mi sbaglierò pure. Però ritengo che il Lecce sia una di quelle squadre che tra gli anni 80 e 90 sono andati per la prima volta in Serie A. Sono, come dire, quelle squadre che secondo me abbelliscono un po' la Serie A dal punto di vista dei colori, dal punto di vista del tifo che si respira al sud, e per cui ho deciso di scegliere il Lecce per questo motivo, per un'eventuale Serie A 18 squadre. Per la 17esima squadra, qua ha vinto un po' di più la storia che gli ultimi anni del Genoa, quindi confermo il Genoa come la squadra storica che è, ovviamente, di essere tra quelle squadre che si possono giocare questa Serie A 18 squadre. È doverosamente giusto ricordare che il Genoa ha vinto comunque 9 scudetti, ha vinto una Coppa Italia, comunque una squadra importante che per la Serie A è fondamentale, non solo dal punto di vista storico, ma sia dal punto di vista anche dei tifosi, che i tifosi sono veramente incredibili, lo dico da tifoso palermitano. L'ultima squadra che ho deciso di mettere è un po' a sorpresa, magari qualcuno non se l'aspettava, è il Padova. Il Padova ha fatto pure qualche finale di Coppa Italia, mi pare di aver letto un po' la storia del Padova, che è stata anche finalista, mi pare, più di una volta nella Coppa Italia, e complessivamente viene ricordata perché è stata allenata tante volte da Nereo Rocco e si è piazzata parecchie volte in buone posizioni in classifica di Serie A, ha fatto tantissime presenze in Serie A sia nel passato che nel presente, anche se ormai diciamo che l'ultima presenza del Padova risale praticamente alla preistoria, però complessivamente mi sembrava doveroso ricordare che la storia del Padova qualcuno doveva pur metterla in questa Serie A, perché dico il Padova, parliamoci chiaro, anche se è una squadra di provincia, mi sembrava giusto mettere una squadra così importante in una Serie A come questa. Quindi ragazzi, questo era il gioco, io ho scelto le mie 18 squadre, ditemi voi cosa ne pensate, fatemi sapere se nei commenti, ovviamente, volete, quando ritornerò sul canale, direttamente un gioco sulla Coppa Italia, come strutturerei io la Coppa Italia in un mondo parallelo, ma oppure in generale, quindi in maniera normale. Questo ovviamente ragazzi, ricordiamocelo, non è il mondo reale, ma è il mondo parallelo, come lo vorrei io in quella dimensione lì. Quindi traete le vostre conclusioni e fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate. E soprattutto se volete eventualmente la struttura della Coppa Italia o direttamente in maniera normale o direttamente in un mondo parallelo, quindi con un po' anche di inventiva, eventualmente fatemi sapere, e noi ci becchiamo come sempre ragazzi al prossimo video. Ciao e grazie mille ancora per il supporto, ci becchiamo direttamente al prossimo mese. Ciao ragazzi.